Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e questa è la mia recensione per Kingdom Rush Frontiers. Ironhide Game Studio ha condiviso anche in questo caso una key con la ciurma. Avrete quindi la possibilità di vincere il gioco gratuitamente lasciando un commento qui sotto entro una settimana dalla pubblicazione del video. Kingdom Rush Frontiers è, a tutti gli effetti, il seguito di Kingdom Rush, che già ho recensito. Per evitare di ripetere le stesse cose, vi invito a vedere quella recensione. Qui parlerò solo delle novità. Questo nuovo gioco ci regala altri 21 livelli con ambientazioni originali, in particolare quelle desertica, equatoriale e piratesca, nelle quali incontriamo nemici in grandissima parte nuovi, da affrontare con nuovi eroi. I nuovi nemici, tipici soprattutto delle nuove ambientazioni, richiedono una strategia più accurata e mutevole rispetto al passato. Nello scorso capitolo avevo sfruttato quasi sempre l'artiglieria con i fulmini in grande quantità. Qui ho dovuto variare spesso. Innanzitutto apprezzo l'idea della sostituzione di una buona parte delle fasi finali delle torri, rendendole più specifiche. Ad esempio, in passato l'ultimo livello dell'artiglieria permetteva di colpire i nemici volanti, ora non più. Questo ha reso la scelta delle torri da costruire ancora più importante che in passato, dove andando con un mix di arcieri e artiglieria non si rischiava quasi mai. Troveremo livelli che richiedono più artiglieria, molti nemici con poca vita, piuttosto che più arcieri, nemici con resistenza magica, o più maghi, nemici con armatura. E spesso un mix ben dosato e posizionato dei tre. Ho notato questa tendenza soprattutto nei livelli terminali, conclusa la campagna iniziale, ma è abbastanza presente in tutti. In particolare, negli ultimi scenari, è difficile capire come gestire le difese al primo tentativo. Sarà il famoso senno di poi che ci servirà per la volta successiva. Parlavo prima dei nuovi eroi, ne abbiamo ben 16 da poter utilizzare. I primi 8 sbloccati durante la campagna, i restanti alla fine di essa. Mentre per Kingdom Rush ad ogni scenario il nostro eroe ripartiva con la sua esperienza da zero, salendo grazie alle uccisioni ottenute, qui su Frontiers ad ogni livello dell'eroe corrispondono dei punti da utilizzare per migliorare le sue 4 skill uniche. Questo, oltre ad aggiungere opzioni tattiche per affrontare i livelli, garantisce una maggior varietà e longevità al titolo, dandoci la possibilità di utilizzare gli eroi per maxare le loro abilità. Devo inoltre ammettere che ho ammirato l'originalità che gli sviluppatori hanno usato nel concepire e realizzare questi personaggi. Quello che è rimasto in buona parte uguale è il sistema di guadagno delle stelline e di investimento in abilità passive, che era tipico del precedente Kingdom Rush. Seppure sia ben fatto e bilanciato, mi sarebbe piaciuto che andasse maggiormente a sposare la specializzazione richiesta da alcuni livelli. Essendo spesso quelli finali, le stelle guadagnate sono sufficienti per avere almeno 3 settori di torri potenziati al massimo, non richiedendoci di cambiare l'abilità tra un livello e l'altro. Capisco che vorrebbe dire rendere da difficile ad impossibile superare una sezione al primo tentativo, senza avere un'idea di cosa possa servirci, ma così mi è sembrato che Ironhide abbia fatto un passo non completamente deciso e decisivo in quest'ottica, forse temendo che fosse percepito come drastico. Dobbiamo ricordare che il gioco è più presente su mobile, dove forse la gente non cerca una sfida eccessiva. Avendo meno livelli, ho impiegato 13 ore e mezzo per completarlo, che mi sembra un buon numero contando il prezzo di circa 10 euro. Potete trovare il gioco per Linux, Mac, Windows, Android e iOS, sempre se non siete il fortunato vincitore della key. Per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e ad iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!